Signore, signore, signore e signori, buongiorno. Sono molto lieta di ricevere quest'oggi il Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni. L'avrei fatto già molto volentieri la settimana scorsa. Per i colloqui sulla nostra coalizione si sono protratti più a lungo. Tanto più adesso mi fa piacere che Paolo Gentiloni abbia tenuto un grande discorso sull'Europa all'Università Humboldt, il che è stata anche la base del nostro, il nostro impegno per l'Europa. Per quanto riguarda i temi bilaterali, non ci sono grossi problemi tra di noi e quindi possiamo subito vertere la discussione sulle questioni europee più urgenti. Io credo che negli ultimi anni, veramente questo lo posso dire, abbiamo avuto una stretta cooperazione noi tra Italia e Germania, soprattutto per quanto riguarda le questioni della migrazione, le attività dell'Italia verso nei confronti della rotta del Mediterraneo centrale, quindi dei profughi che vengono dalla Libia, sono attività eminenti, importantissime, estremamente significative, per cui ti voglio ringraziare di tutto cuore, caro Paolo. Abbiamo fatto due cose, Paolo, cioè riusciamo meglio a gestire, a ordinare meglio, grazie alla gestione europea del fenomeno, anche con la formazione della Guardia Costiera libica, anche col nostro appoggio al governo unitario libico, ma comunque abbiamo deciso anche una molto più stretta cooperazione con i paesi africani e qui la Germania, l'Italia e la Francia hanno lanciato una ottima cooperazione insieme poi all'Unione Europea. È una cooperazione che significava intraprendere passi precisi, basti pensare a chi arriva ancora oggi dal Niger. E noi sempre dobbiamo capire, dobbiamo lottare contro le cause delle fughe, dobbiamo offrire prospettive a questa gente, ma dobbiamo anche lottare efficacemente contro queste reti di trafficanti di esseri umani. Dopo poi ci siamo anche parlati su come andare avanti quanto al Brexit. Lì l'Italia e la Germania seguono la stessa identica linea e brevemente ci siamo anche occupati della discussione sul quadro finanziario pluriennale a partire dal 2020 dell'Unione Europea. Sia l'Italia che la Germania sono contribuenti al netto ed è molto importante per noi due che le spese europee devono concentrarsi sulle maggiori sfide europee, la migrazione, le spese per la difesa, la ricerca e l'innovazione. E bilateralmente vorrei sottolineare, è un dato di fatto molto importante, c'è una stretta cooperazione per quanto riguarda Industria 4.0, che è la strada sulla quale noi vogliamo andare avanti. Quindi ottimi rapporti bilaterali, ottime relazioni bilaterali, quindi mi fa molto piacere la tua visita quest'oggi, la settimana prossima avremo occasione di continuare con questa discussione. Ringrazio la cancelliera Merkel. L'incontro ha confermato naturalmente gli eccellenti rapporti che ci sono tra Italia e Germania, che sono una realtà dal punto di vista economico che sorprende sempre per quanto crescano e migliorino queste relazioni. Abbiamo ormai un interscambio, avremo nel 2017 un interscambio record. E credo che sia molto importante, come sottolineava Angela, che questa collaborazione si concentri sempre più tra la Germania, l'Italia, con la Francia e altri paesi sulle sfide dell'innovazione digitale, dell'industria 4.0, che in un certo senso interpella l'Europa per essere più forte, per avere dei progetti più ambiziosi. Sulla base delle eccellenti relazioni tra Italia e Germania, credo che dobbiamo, insieme ad altri paesi, dare un impulso all'ambizione europea nei prossimi mesi. L'Europa deve in qualche modo, anche attraverso la discussione sul suo bilancio, fare di più e fare meglio. E le due cose devono andare insieme. Quando si discute di risorse per il bilancio europeo, l'Italia è pronta a fare la sua parte, ma dobbiamo anche sapere che bisogna
fare uno sforzo per concentrare il più possibile le risorse europee anche su politiche relative ai nostri beni pubblici comuni, penso alla sicurezza, alla difesa, ai temi migratori, agli investimenti, alle politiche per il lavoro, che hanno necessità di un impulso comune. Del resto l'Europa è uscita dalle sue grandi crisi del 2016, ha dimostrato di essere in grado di non far prevalere il populismo, il nazionalismo, e adesso deve dimostrare di saper fare dei passi in avanti graduali per rispondere a una domanda che c'è di rilancio dell'Unione Europea, sia per l'importanza in questo momento di quello che rappresenta il modello europeo sul piano internazionale. Io non mi rassegnerò mai a un'idea che si possa separare l'efficienza economica dalla democrazia, dal modello di società che l'Unione Europea ha promosso in questi 60 anni. E quindi il modello sociale europeo, l'economia sociale di mercato, la società aperta, le nostre posizioni sul libero commercio e sul clima a livello internazionale sono più che mai attuali. E poi abbiamo una missione da compiere anche sul piano geopolitico. Avremo l'occasione la prossima settimana di discuterne, ad esempio, con i 5 paesi del Sahel a Bruxelles, e devo dire che Germania e Italia hanno nei rapporti con il Mediterraneo e con l'Africa non solo interessi comuni, ma punti di vista comuni molto importanti, che si sono manifestati anche nel modo in cui abbiamo affrontato insieme la sfida migratoria, avendo chiara la necessità di combinare una capacità di ragionevole di accoglienza e contemporaneamente la capacità finalmente di infliggere dei colpi significativi alle reti criminali dei trafficanti. E noi siamo molto orgogliosi del fatto che, grazie al nostro impegno, le reti dei trafficanti hanno diminuito la loro capacità di presa nella rotta del Mediterraneo centrale, sono diminuiti gli sbarchi, sono diminuiti i morti in mare, sono aumentati i ritorni volontari assistiti dalla Libia verso altri paesi africani. Credo che i nostri concittadini chiedano all'Unione Europea, anche quando l'Unione Europea discute dei suoi bilanci, del suo bilancio pluriennale, di impegnare le proprie risorse in questa direzione. Un'Europa che è capace di avanzamento tecnologico, di difesa comune, di politiche migratorie comune, sarà un'Europa sempre più in grado di battere le tentazioni populistiche e antieuropee. Quindi grazie di nuovo Angela per questi colloqui che confermano una visione comune che certamente sarà importante per il rilancio dell'Unione Europea. Buongiorno. Entrambi avete parlato di rinnovare lo slancio comune europeo, ma entrambi i paesi vivono un periodo di instabilità politica. Allora volevo chiedere alla cancelliera Merkel come sta vivendo l'attesa in questo momento, l'attesa del congresso del suo partito il 23 febbraio e dell'esito del referendum tra i socialdemocratici entro il 4 marzo, e al Presidente del Consiglio italiano. Oggi, Presidente, sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi sull'esito delle elezioni, la conferma che nessuna forza politica avrà una maggioranza per governare. Lei più volte, anche stamattina, su un quotidiano tedesco ha incoraggiato la grande coalizione tedesca. Pensa che sia un modello che possa essere utile anche in Italia e che possa garantire la stabilità europea anche da parte dell'Italia?
Grazie. Bene, io volevo dire questo. Da parte mia, volevo dire questo. Io credo, dopo un giro di negoziati su un trattato, su un accordo di coalizione molto dettagliato, peraltro, ci siano veramente buone prospettive che sia gli iscritti della SPD, ma anche lo stesso congresso del mio partito, gli organi del mio partito l'hanno già fatto, alla fine approveranno questo questo accordo di coalizione. Certo, dobbiamo aspettare l'esito, ma per quanto riguarda il mio partito sono veramente ottimista. Sì, io credo che le soluzioni di governo per il nostro paese non le danno i sondaggi, le daranno gli elettori il 4 marzo e noi dobbiamo tutti rispettare quello che sarà la scelta e il giudizio dei nostri elettori. La mia opinione, come sapete, è che l'unico pilastro possibile di una coalizione stabile e pro-europea di governo possa essere la coalizione di centrosinistra guidata dal Partito Democratico. Tuttavia, credo che l'ultima parola spetta agli elettori e che dopo il voto, come sappiamo, sarà il Presidente della Repubblica a indirizzare la situazione verso una soluzione. Una cosa è certa, l'Italia avrà un governo e penso che avrà un governo stabile e non credo che esista alcun pericolo che abbia un governo dominato da posizioni populiste e antieuropee. Signor Presidente del Consiglio, lei in modo molto chiaro ha fatto capire, anzi ha rivolto un appello pressante al suo partito omonimo in Germania e la SPD di votare in favore della coalizione. Ha parlato con la cancelliera federale oggi anche sull'altra ipotesi, se questo dovesse invece fallire, cioè il referendum tra gli iscritti della SPD potesse infettire. E signora cancelliera federale, malgrado l'importanza della conferenza sulla sicurezza a Monaco, lei pare che abbia deciso di non presentarsi alla conferenza, di non andare a Monaco. Prima domanda al Presidente del Consiglio. Ma io, per la verità, non ho fatto appelli al voto in un senso o nell'altro. Ho dato una valutazione politica, e cioè che per il mio Paese l'accordo di coalizione che si è realizzato in Germania e che adesso è sottoposto al voto degli iscritti dell'SPD, oltre che a altri passaggi congressuali, questo accordo di coalizione io penso che sia per noi italiani una cosa buona e giusta. È una cosa che aiuta il progetto europeo e quindi penso che la decisione dei vertici dell'SPD di sottoscrivere questo accordo vada in una direzione importante per l'Europa e per l'Italia. Dopodiché le consultazioni sono libere e io certo non mi intrometto in una libera consultazione di un partito in un altro paese. E non abbiamo parlato di queste consultazioni e tantomeno di scenari diversi con la cancelliera Merkel, ci siamo concentrati naturalmente sui rapporti tra i nostri due paesi che certamente continueranno e saranno orientati dalla comune visione che abbiamo dei problemi europei e di tante altre questioni internazionali. Per quanto riguarda la presenza mia alla conferenza di Monaco, noi stiamo parlando di un governo federale in carica e siamo comunque rappresentati, c'è il ministro degli esteri, la ministra della difesa e c'è anche il ministro dell'interno. Per quanto riguarda la mia persona,
In passato ho sempre saltato un anno sono stato presente a Monaco, l'anno successivo no, quindi più o meno ci troviamo nella media statistica per quanto riguarda questa mia non partecipazione. Eine Frage an die Frau Bundeskanzlerin und den italienischen Ministerpräsidenten. Non sento, allora prima. Ok. Alla cancelliera vorrei chiedere se concorda con le parole di Olaf Scholz, probabile prossimo ministro delle finanze, quando dice che la Germania in passato ha fatto degli errori e che non deve dettare la linea di sviluppo agli altri paesi dell'Europa. Al presidente Gentiloni vorrei chiedere, abbiamo sentito parole d'intesa sull'immigrazione, se c'è una volontà comune di trovare un accordo politico in Europa, soprattutto sulla riforma del regolamento di Dublino. Grazie. Per quanto riguarda la politica tesa al salvataggio dell'euro, io posso dire che felicemente quella frase l'abbiamo sempre. La stessa Grecia ha fatto passi in avanti e quindi abbiamo ormai raggiunto una fase completamente nuova. C'è crescita in tutti i paesi, in tutti i paesi c'è un calo della disoccupazione. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha potuto dire in un articolo, un'intervista rilasciata ai giornali tedeschi, che la stessa situazione in Italia è migliorata, quindi non credo che torneremo ancora in quella brutta fase di prima. Quindi la Germania ha definito certe le condizioni, certamente le ha anche determinate, ma certamente lì in passato ci sono sempre state delle divergenze d'opinione, ma alla fine tra i partner della coalizione, ma alla fine tra la SPD e la CDU abbiamo trovato una strada insieme che abbiamo imboccato insieme. Solidarietà sì, ma disciplina pure. Noi abbiamo chiari principi sulla base del patto di stabilità e crescita e ci conformeremo adeguatamente. Ora dobbiamo assicurare la crescita, dobbiamo far avanzare le innovazioni e su questo stiamo lavorando anche con gli amici italiani. Sì, anch'io condivido, siamo in una fase veramente positiva e di convergenza tra le economie europee che non dobbiamo disperdere, non dobbiamo perdere questa bella occasione. Per quanto riguarda le regole sul tema migratorio, il regolamento di Dublino, come sapete c'è un negoziato che va avanti, noi riteniamo che si debba lavorarci per arrivare a un'intesa. L'intesa, lo dico molto chiaramente, deve essere un'intesa in cui combinare assieme, nella ricerca di un compromesso, i principi di responsabilità e i principi di solidarietà da parte dei diversi membri dell'Unione Europea. Noi non possiamo accettare l'idea che ci possa essere da parte di qualche paese un tirarsi fuori da una comune responsabilità europea sui temi dell'immigrazione. Ne possiamo capire le ragioni, perché ci possono essere delle ragioni di rapporto con l'opinione pubblica, ma queste ragioni investono tutti i paesi europei e ognuno deve fare la sua parte, nessuno può immaginare di utilizzare soltanto una parte dello schema europeo rifiutandosi solidarietà su altre parti. Questo è il punto che per noi è essenziale nel lavoro che stiamo facendo e che credo possiamo portare avanti con buoni risultati per trovare un compromesso sul regolamento di Dublino. Frau Bundeskanzlerin, Sie kündigen im Koalition. Signora Cancelliera federale, lei ha annunciato un nuovo inizio per l'Europa nel suo accordo di coalizione. Le questioni più urgenti per l'Europa quali sono? Cioè la coesione, sono questioni economiche. Il signor Presidente del Consiglio, lei non vede il rischio di un governo anti-europeo in Italia dopo le elezioni del suo paese? Ma il governo che nascerà da quelle elezioni si aggancerà al tandem italo, al tandem franco-tedesco?
Per quanto riguarda ancora a livello europeo e per quanto riguarda il sistema di Dublino, Italia e Germania anche qui hanno imboccato la stessa strada. Certamente avete letto il capitolo nell'accordo di coalizione Nuovo Inizio per l'Europa. Noi abbiamo fissato un'agenda per i consigli europei che tra l'altro in occasione del cinquantennario dei trattati di Roma avevamo già elaborato, e quindi sappiamo per quanto riguarda ogni singolo consiglio europeo, sappiamo le priorità. La prossima volta si parlerà di unione economica e monetaria, certamente il mercato interno digitale. Durante il consiglio di giugno sicuramente troveremo un risultato anche per quanto riguarda l'isola. Nel frattempo abbiamo lanciato una unione di difesa europea, quindi io ritengo che alla fin fine ci sarà un quadro che ci permetterà di concentrarci maggiormente sulle priorità del futuro. E in uno dei prossimi consigli europei, non il prossimo, forse neanche quello dopo, cioè dobbiamo veramente giungere ad una politica comune estera politica nei confronti della Cina, nei confronti della Russia. Lì abbiamo ancora bisogno di più comunanza per quanto riguarda la nostra politica portata nei confronti dei paesi africani. Le cose già funzionano egregiamente, ma questo lo dobbiamo fare adesso anche verso altre aree del mondo. Confermo, naturalmente le elezioni sono per fortuna l'occasione in cui si decide, non le previsioni, le opinioni politiche. La mia opinione politica, la mia previsione è che l'Italia avrà un governo stabile, e non vedo rischi di un governo a guida populista e antieuropea nel nostro Paese. Il che vuol dire che sono convinto innanzitutto che la coalizione di centrosinistra possa avere un ruolo di pilastro di un prossimo governo. Devo dire che al di là di questa convinzione, i rapporti che abbiamo tra i principali paesi europei, tra l'Italia e la Germania, che abbiamo con la Francia, con la Spagna, con altri paesi europei, oggi sono fondamentali, al di là delle maggiori o minori difficoltà delle congiunture interne di ciascun paese. Sono fondamentali per cogliere l'occasione che l'Europa ha davanti. Noi veniamo da un 2016 in cui sembrava sgretolarsi il progetto europeo, non lo dimentichiamo, quel giugno della Brexit, da un 2017 in cui sono state date delle risposte ai rischi di populismo antieuropeista. Abbiamo adesso, credo, il dovere nel 2018 di rispondere il più possibile alla domanda di Europa che c'è nella nostra regione, nel commercio internazionale, sulle grandi questioni globali. Non c'è uno dei grandi temi internazionali su cui l'Europa non possa e debba svolgere un ruolo più importante. Se non lo facciamo noi, perfino in regioni molto vicine all'Italia o alla Germania, penso alla regione dei Balcani occidentali, ai quali noi dobbiamo dare un messaggio di apertura come Unione Europea, con tutte le gradualità del caso, perché lì ad esempio si sta giocando una partita geopolitica nella quale, sì, magari la Germania e l'Italia sono i principali partner commerciali di quasi tutti i paesi di quell'area, ma non basta se non c'è una presenza politica di un'Unione Europea che fa sentire la sua voce. Quindi, al di là delle congiunture interne dei diversi paesi, penso che abbiamo una congiuntura economica favorevole senza precedenti, un ravvicinamento delle differenze di crescita tra i vari paesi senza precedenti, e un'occasione che dobbiamo cercare di cogliere come governi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Okay, danke schön. Grazie.